Bene, siamo pronti, eccoci qua con gli ospiti, come avevo promesso, dopo le ore 10 di questa mattinata, domenica 13 dicembre 2015, abbiamo una parte dell'amministrazione Melito nel cuore e l'amministrazione comunale di Melito, sono venuti qua a parlare un attimino di quello che andremo a vivere in questo periodo di feste natalizie, quindi tutti e tre diranno un po' della situazione attuale. Bene, breve l'inizio da parte mia, parlerò pochissimo, darò subito spazio alla voce all'assessore Patrizia Crea. Buongiorno, un attimino che accendo la voce. Buongiorno a tutti. Ecco qua, l'assessore Patrizia Crea, poi c'è l'assessore Toscano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, l'assessore buongiorno. Rocco De Pietro. Bene, allora iniziamo, vediamo un attimo della situazione attuale, assessore. Sì, intanto consentitemi di fare un saluto a tutti e una buona domenica a chi ci sta seguendo. Grazie a Radio Studio 95 che ci ha ospitato anche stamattina. E niente, mi corre l'obbligo prima di entrare nel vivo, insomma, nei dettagli di questo che sarà il nostro Natale magico organizzato per questo 2015, esprimere o fare un pensiero relativamente a quello che è lo stato attuale dell'amministrazione comunale. Noi faccio un breve accenno e non mi dilungo su questo, però è necessario perché è il primo incontro pubblico che abbiamo, insomma, con i cittadini, per cui è il caso di dire che come precedentemente e forse come abbiamo sostenuto un po' sempre durante questo lungo percorso che ci ha visti tra virgolette protagonisti per tante situazioni qui nel nostro paese, diciamo che ancora oggi più di prima probabilmente manifestiamo una certa tranquillità alla cittadinanza e una certa serenità. Anche in seguito alla sentenza che finalmente si è avuta in positivo per il nostro sindaco Giuseppe Meduri, ovviamente potendo esprimere quello che è un pensiero di tutta l'amministrazione, di tutta la maggioranza che sta amministrando il nostro comune, vi dico che continuiamo a lavorare con la massima serenità proprio perché ci aspettavamo che la sentenza desse ragione alle motivazioni del sindaco, comunque all'esistenza di questa amministrazione comunale, e convinti più che mai continueremo a lavorare sul percorso che abbiamo intrapreso già da 6 mesi, portando le relative diciamo modifiche a quello che è un po' l'assetto e l'amministrazione del comune di Melito, ma nell'assoluta convinzione, e consentitemi di dirlo, che quello che avevamo iniziato e probabilmente i principi dai quali realmente eravamo partiti erano del tutto leciti, come noi abbiamo detto fin dall'inizio. Quindi volevamo soltanto dire questo, che la tranquillità e la serenità possa accompagnare in questo momento ora il nostro percorso, nell'unione e nella cooperazione di tutte le forze positive del nostro comune, ce ne sono tante. Dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo dare fiducia a quello che si sta facendo e cercare di portare avanti e di far risorgere questo paese nell'assoluta tranquillità, quella che ha un poco accompagnato i nostri giorni fin dall'inizio. Questo era doveroso dirlo. Un po' diciamo anche la tranquillità di tutta la cittadinanza. La tranquillità di tutta la cittadinanza, che deve tornare ad avere fiducia un poco nell'amministrazione politica, perché è giusto che sia così, e perché i problemi si risolvono insieme, si parte proprio dalla cittadinanza, dalle richieste, da quello che è, che sono le necessità vive, e speriamo di poter lavorare in assoluta serenità e in assoluta tranquillità. Per quanto riguarda la sentenza non entriamo nel merito, perché credo che sia certo, pensiero condiviso il fatto di portarla sicuramente al primo consiglio comunale, per cui non entriamo in merito a questo. Se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa su questo certo, discorso per poi entrare nel vivo. Va bene, no, niente, insomma, in buona sostanza hai racchiuso un pochettino quello che è il quadro della situazione, anche se devo dire per onestà, insomma, che questa situazione ci aveva un po', rallentato, se vogliamo, nel nostro operato quotidiano, perché chiaramente era comunque una situazione che ci rendeva un po' particolarmente nervosi, insomma, questa attesa che è stata lunga. Da un certo punto di vista la causa si è svolta il 30 di ottobre, insomma la sentenza è arrivata
il 10 di dicembre, insomma un mese e mezzo che di attesa un attimino, anche se giustamente come dicevi tu abbiamo lavorato in tranquillità, però insomma un attimino di serenità ci era venuta a mancare da questo punto di vista, perché chiaramente non, eravamo convinti di non meritarci una cosa del genere, nel senso che comunque insomma avevamo intenzione di lavorare un pochettino più tranquilli, insomma, comunque ciò nonostante abbiamo fatto il nostro dovere e continueremo a farlo da oggi in poi con maggiore serenità e maggiore tranquillità di prima, insomma, ecco. Bene, questo era l'assessore Toscano, un attimino se... no, l'assessore De Pietro, adesso l'assessore Toscano, se vuole aggiungere qualche cosa deve avvicinarsi un attimino, ecco, il microfono, va bene. Niente, io sono, concordo benissimo con Patrizia, con quello che ho detto, anche con Rocco, e soprattutto con Rocco e questa serenità appunto che noi abbiamo cercato di lavorare mettendo il massimo in tutto quello che facevamo e tutto, e volendo proprio dimostrare alla cittadinanza la nostra presenza sul territorio e la vicinanza a loro, anche se da parte di qualcuno tutto questa nostra ben disposizione verso la città non era vista di buon occhio. Quindi, come diceva Rocco, siamo contenti che le cose siano andate positivamente come noi giustamente eravamo convinti che fosse così. E la serenità, appunto, che certe volte poteva venire a mancare, adesso è una cosa che abbiamo e nessuno ci potrà più togliere. Bene, detto questo, ecco, abbiamo aperto e chiudiamo questa parentesi, iniziamo con... Entriamo nel vivo. Questa parente, Pippo, questa parente, apriamo e chiudiamo questa parente. Questa parente, vabbè, è sempre la battuta pronta, il nostro simpatico assessore. Partiamo con l'assessore Patrizia Crea, che sì, ha da dirci. Sì, proprio per, diciamo, per, a garanzia del fatto che comunque si è pensato lo stesso lungo tutto questo percorso e nel momento dell'attesa, forse che per noi era un'attesa quasi un po' scontata, però era necessaria anche per i cittadini, perché la fiducia nasce anche da un atto scritto e quindi questa sentenza c'è stata e siamo contenti di questo, così finalmente ci acquietiamo un po' con gli animi tutti, ci tranquillizziamo e capiamo che effettivamente la città di Melite è rappresentata da un uomo degno di rappresentarla e da un'amministrazione degna di rappresentarla, per cui siamo tranquilli di questo. Appunto, a testimonianza di questa situazione, Pippo, come ti dicevo, l'amministrazione ha continuato a lavorare. Ecco che si giunge a quello che noi abbiamo amato definire in questo momento le magie del Natale melitese del 2015. Effettivamente, diciamo che le nostre azioni, il nostro pensiero, in primis, è stato rivolto probabilmente ai più sfortunati. Ecco perché ci sono state delle iniziative sul sociale che ora cercheremo di spiegare in modo tale che la gente ne sia a conoscenza e di far veicolare quanto più possibile queste informazioni. Diciamo che l'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo ha inteso dare la massima diffusione di questa iniziativa che viene denominata Natale Solidale 2015. Che cos'è questa iniziativa? Prevede più che altro l'impegno di una somma pari ad 8.000 euro appositivamente stanziata sul capitolo di bilancio riservata agli interventi sociali. Cercherò di dettagliarla, Filippo, perché credo che sia importante l'informazione che viene data, anche perché poi rischiamo che qualcuno non lo sappia e non possa partecipare a questa iniziativa che secondo me è un po' importante ed è simbolica per il nostro paese. Sono previste due misure distinte. La prima prevede l'erogazione diretta da parte del Comune a numero 60 famiglie di un buono spesa, di un voucher sociale da 100 euro che verrà distribuito alle famiglie richiedenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale al fine di consentire l'acquisto di beni alimentari ed esclusivamente quindi di beni alimentari in occasione del Natale. Una seconda misura prevede invece un intervento da effettuare tramite le parrocchie del territorio che daranno la disponibilità a collaborare con l'ente comunale e prevede l'erogazione di altre provvidenze, sempre sotto forma di buoni alimentari, per l'importo complessivo di ulteriori 2.000 euro, sempre da assegnare ad altre famiglie che non abbiano fatto richiesta al comune di assegnazioni di voucher alimentari, ma la cui condizione di disagio sia nota ai parroci.
Siamo consapevoli, ovviamente, che le misure in oggetto non sono di certo risolutive delle problematiche serie in cui versa gran parte della popolazione melitese, ma sono certamente fatte con uno spirito di solidarietà verso quelle famiglie che si trovano in affanno economico a causa di gravi problemi che vivono nelle loro case. Diciamo che l'intento è stato questo, quello più che altro di dare un segnale forte da parte dell'amministrazione, che il pensiero va rivolto anche a quelli che sono più sfortunati. Sicuramente è importante tutto quello che viene fatto in un'ottica di Natale, perché va vissuto nella gioia e nella tranquillità, ma il nostro pensiero è partito proprio da quelle famiglie che questa gioia e tranquillità nelle loro case per problemi economici non lo possano avere. Certamente con 8.000 euro che avevamo a disposizione non era possibile fare chissà quale cosa, ma è simbolico del fatto che almeno il pranzo di Natale per alcune famiglie che sono 60 ed altre 40 invece che si aggiungono all'aiuto che daremo alle parrocchie, potranno, per così dire, vivere la gioia del Natale, la tranquillità familiare nel poter consumare un pasto in tranquillità. Ecco, speriamo di aver fatto, diciamo, una cosa gradita. Vorrei interrompere, come deve fare la gente per... Esatto, allora diciamo che il bando è stato pubblicato esattamente alle 14 del venerdì della settimana appena trascorsa, per cui a partire dalle 8 di domani mattina tutte le richieste, le domande saranno presenti allo sportello dell'ufficio delle politiche sociali, che si trova a piano terra del Palazzo Comunale, per tutti quelli che non lo sanno, ed è possibile ritirare questo modulo da compilare con la presentazione anche del modello ISEE, perché per dare qualche informazione, certo, in più vi dico che possono accedere a questo intervento, in cui deve avere questo buono, questo voucher, soltanto le persone che non superano un reddito ISEE che deve essere pari o inferiore a 6.500 euro, e altre due o tre piccole clausole che abbiamo messo, insomma, per consentire che effettivamente questo aiuto possa essere rivolto a chi veramente necessita di questo piccolo sostegno economico. Quindi la gente deve recarsi presso il comune, ritirare il modulo, compilarlo e protocollarlo, perché effettivamente l'aiuto non può essere dato a tutti, ma alle prime 60 famiglie che faranno richieste, e farà fede il numero di protocollo, che sarà progressivo. Quindi c'è tutto il tempo poi per... Sì, esatto, perché diciamo che l'idea nasceva da questo, l'idea nasce dal fatto di consentire loro di poter recarsi nei supermercati e poter fare la spesa prima di Natale, ecco, esatto, questo era il senso. Quindi diciamo che verranno erogati questi buoni entro il 23 di dicembre, e entro quella data dovrà essere acquistato il bene alimentare all'interno dei supermercati. Per cui vi raccomando che sia una cosa che veicoliamo quanto più possibile, chi ci sta ascoltando lo dica all'amico che ha bisogno, insomma, chi conosce. Da domani mattina ci si può recare presso lo sportello delle politiche sociali, in ufficio alle politiche sociali, richiedere il modulo, compilarlo e presentarlo al protocollo per avere questo voucher sociale di 100 euro per l'acquisto di beni alimentari. Mi premeva fare questa comunicazione perché è stata fortemente voluta sì dall'assessorato, ma sicuramente da tutta l'amministrazione comunale, e quindi è simbolica ma è importante, crediamo, in questo momento di crisi per tutte le famiglie. È anche concreta, insomma, è simbolica, perché chiaramente forse 8.000 euro, insomma, non sono tanti, forse, però insomma è anche un sostegno concreto alle famiglie più disagiate. Esatto. Quindi questa è una cosa molto bella. Quindi la gente adesso, tramite la nostra radio che ha sentito il messaggio, oppure voi che l'avete sentito, divulgate questo messaggio. Quindi c'è tutto il tempo da domani, sì, vero, da domani mattina, quindi... le prime 60 famiglie che faranno richieste, chiaramente... che rientrano in dei criteri, insomma. La raccomandazione è quella che se si supera un reddito, un modello ISE, se si superano le 6.500 euro, è inutile presentare domande, perché abbiamo dovuto dare dei criteri, insomma, abbastanza rigidi anche da questo punto di vista, perché altrimenti veramente avremmo, insomma, un attimino sforato.
Appunto, volevo dire che non accettiamo le telefonate in diretta oggi, e nemmeno leggiamo i messaggi, rispondiamo a qualche messaggio o no, nemmeno. Diciamo che se, ecco, secondo noi non per una questione di cattiva volontà, perché no, risponderemmo se, a tutti, ovviamente. Se è pertinente all'argomento, probabilmente possiamo anche rispondere. In un'ottica anche insomma, di informazioni corrette da dare ai cittadini, che forse è necessario prima finire o diciamo di dare le comunicazioni importanti, poi se resta tempo, secondo la vostra valutazione di programma e quello che avete in scaletta, siamo disponibili a rispondere a tutti, come se sempre. Se sono messaggi comunque pertinenti, insomma, alla discussione. Li leggeremo insieme. Comunque. Bene, questo è l'inizio dell'assessore Crea che ha dato. Adesso passiamo all'assessore Toscano, perché deve parlare, e se non vado errato, anche della scuola, di quello. Continuiamo sempre con l'attività per quanto riguarda il Natale solidale. Un'altra idea che ci era venuta era, come titolo, la sorpresa più bella sotto l'albero. Che cos'è questa iniziativa? Naturalmente mancano pochi giorni a Natale, questa è una festa che in ognuno di noi esercita sempre un fascino particolare, il fascino proprio dell'attesa, soprattutto per quanto riguarda i bambini. I bambini, naturalmente, la mattina di Natale la cosa più bella che cos'è per loro? Andare a trovare qualcosa, un regalo, che può essere anche una piccolezza, però una cosa molto importante per loro, proprio questa, perché hanno avuto tutto, in tutti questi giorni hanno avuto quella cosa, adesso arriva Babbo Natale e mi porta il regalo, proprio hanno tutta questa gioia, questa speranza in qualcosa di bello che sta per arrivare. L'iniziativa che noi come amministrazione vogliamo portare avanti è quella di una raccolta di doni. Questa raccolta di doni verrà fatta grazie all'aiuto del Kiwanis di Melito di Porto Salvo, verrà predisposto un albero di Natale all'interno della casa comunale, dove ognuno di voi potrà portare dei giochi da mettere sotto l'albero, che poi verranno distribuiti per il periodo natalizio a tutte quelle famiglie che magari non hanno la possibilità di fare un piccolo pensiero per i loro figli. Quindi si pensa anche ai bambini, allora. Sì, questo punto è proprio per i bambini, che diciamo che sono. È il tempo che bisogna, da quando? Perché l'albero di Natale. Allora, noi molto probabilmente questa iniziativa potrà partire da martedì. Se riusciamo a creare il tutto entro tra domani e martedì, comunque inizierà da subito. Comunque, anche se l'albero di Natale non è lì già da martedì, potete rivolgervi tranquillamente all'amministrazione comunale se volete donare qualcosa. Io proprio faccio un appello a tutti i genitori. Nelle nostre case abbiamo sicuramente dei giochi che i nostri figli non usano più. Quindi, invece di tenere lì ammucchiati in un angolo, perché non donarli e dare felicità a qualche altro bambino? Che non può. Visto che i nostri figli ne hanno già a sufficienza di questi doni. Quindi non deve essere per forza un regalo da andare a comprare. No, basta che sia in buone condizioni. In buone condizioni, naturalmente. Quindi, ecco, e portarlo presso l'albero di Natale che verrà impiantato presso la casa comunale. Beh, però, voglio dire, da martedì, ma se non è già pronto l'albero, voi potete già iniziare da adesso a donare, quindi per i bambini più bisognosi, giusto? Ecco, poi per il momento adesso, quindi parleremo, questa era l'iniziativa solidale. Adesso ci sono tutte le altre attività riguardanti le varie serate. Adesso, sotto queste feste di Natale, manca poco, oggi 13, quindi 22 giorni, siamo diciamo subito che siamo leggermente in ritardo rispetto anche alle luminarie, se vogliamo, insomma, dobbiamo, però non vogliamo giustificarci. L'altra sera mi diceva che non ci sono le luci, adesso invece qua si sta confessando intanto diciamo rassicuriamo i cittadini, da domani, probabilmente domani, dopodomani, nel comunque, pomeriggio probabilmente si inizieranno ad installare le luminarie. Ma mi dicevano che bisogna fare la pulitura degli alberi prima e poi la pulitura, sì, quello è una cosa diversa, voglio dire. No, è una cosa diversa, che camminano le due cose in maniera separata, insomma. Ho capito, va bene. Poi chiaramente se c'è difficoltà in qualche punto per mettere e installare le luminarie, allora si provvederà, perché chiaramente quella è una cosa alla quale stiamo già provvedendo, la pulitura, la potatura degli alberi, eccetera, eccetera.
Stavo dicendo, siamo leggermente in ritardo anche con il programma, perché abbiamo dovuto fare un po' tutto di fretta e i tempi posso garantire che sono stati veramente ristretti, perché quando andiamo a parlare di tempi di un'amministrazione, quindi con tutti gli iter burocratici che bisogna seguire eccetera eccetera, vi posso garantire che 7, 8, 10 giorni sono veramente un tempo brevissimo. Allora, detto questo, noi siamo in leggero ritardo perché avevamo dei problemi di bilancio, quindi abbiamo dovuto in qualche maniera fare degli storni di bilancio per insomma poter poi fare tutta questa serie di manifestazioni, poter consentire le luminarie eccetera eccetera, però abbiamo recuperato lavorando probabilmente anche qualche ora in più, insomma. Avete già pensato questa somma da spendere, voglio dire, il bilancio, anche no, perché poi magari dopo noi... su che cosa? Sulle luminarie? Su tutto, su sì, quello che è si stato, sta vabbè, organizzando, chiaramente non abbiamo nulla da nascondere, no, ovviamente, perché è stato io fatto ve lo dico perché poi magari no, oggi, è stata nell'ultimo consiglio comunale che è stato, no? Ecco. Il 30 di novembre, ovviamente è stato tutto messo agli atti, così come ogni variazione, ogni delibera di giunta. È giusto dire anche a chi non è del mestiere, a chi magari non si intende molto di tutta quella che è la prassi burocratica, dire che non è che l'amministrazione o questa giunta comunale nel 2015 si chiude in una stanza, determina delle somme e poi le tiene segrete perché non si possono sapere, no, è tutto messo agli atti, c'è un albo online, viene pubblicato ogni atto, per cui non c'è grossa difficoltà, nessun mistero, insomma. Quella che riguarda l'iniziativa del Natale Solidale, ve l'ho detto poco fa, sono 6.000 euro le somme che gestirà con buoni alimentari direttamente il comune, 2.000 euro sempre di buoni alimentari da 50 euro ciascuno, che verranno date alle parrocchie. Per quanto riguarda l'iniziativa che ha proposto poco fa il nostro assessore toscano, è assolutamente gratuita perché è in collaborazione con i cittadini. Per le luminarie le luminarie praticamente diciamo che abbiamo pensato di dare un simbolo a tutto il territorio, chiaramente non si può pensare di illuminare o di mettere le luminarie, scusate il gioco di termini, in tutto il territorio in maniera massiccia. Abbiamo pensato comunque anche alle frazioni dove ci sarà il simbolo natalizio, quindi nessuna esclusa. Il centro sarà un po' coperto maggiormente perché, ma questo mi sembra ovvio, però ecco, non resterà nessuna frazione senza le luminarie, insomma, sì, ecco. le luci di Natale diciamo che il simbolo ci sarà. La copertura sarà su tutto il territorio, insomma, ecco. Ecco, questo per quanto abbiamo riguarda... pensato un attimino di fare, abbiamo spogliato per così dire un pochettino alcune zone per dare un simbolo anche alle altre, perché chiaramente con i pochi soldi disponibili... In un'ottica di ragionamento abbastanza condiviso da tutti noi, abbiamo valutato un attimino che probabilmente mettendo una luce in meno su una via centrale avremmo potuto dare il giusto simbolo natalizio anche alle frazioni. Siccome il comune di Merito è fatto da tantissime frazioni, rioni e quant'altro, si è pensato, probabilmente sbaglieremo anche in questo, probabilmente si farà, però diciamo si è voluto procedere in questo senso e dare anche un senso di Natale a tutte le frazioni che fanno parte attiva del comune di Merito, certo. Questa è stata la decisione riguardo le luminarie, per le quali verranno spese 8.000 euro. Ecco, luminarie, 8.000 euro, quindi questo. È corretto dire le cose come stanno, perché non scappa una virgola e non si fa corrisponde alla realtà. È giusto che magari la gente possa... Siamo tranquillissimi dell'operato, quindi non abbiamo riserve da nascondere. Diciamo, ecco, che il procedimento, anche l'acquisto, viene fatto su MEPA, che è il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, quindi... massima trasparenza, massima linearità in tutto. Ecco, tutto secondo regola. Luminarie. Adesso poi si parla anche di qualche festa organizzata sia dell'amministrazione comunale che di qualche associazione. Ecco, cosa avete in programma? Vabbè, ora poi entrerà nel dettaglio. Sì. Entreremo un po' tutti nel dettaglio. Io anticipo, certo. Ci sono una serie di manifestazioni che, insomma, a partire già da ieri,
quindi non da oggi, partire da ieri dove c'era il villaggio di Natale e tutt'oggi c'è il villaggio di Natale a Pentedattilo, organizzato da associazione Stacoriama. Più con l'aiuto chiaramente anche di volontari di varie associazioni, il patrocinio del comune, eccetera eccetera. Quindi si parte dal villaggio di Natale, quindi la magia di Pentedattilo, per poi passare a tutta una serie di altre manifestazioni organizzate da varie associazioni e dal comune, che si concluderanno diciamo il 6 gennaio. Quindi, dovrebbero concludersi, dico dovrebbero perché allo stato attuale noi abbiamo un programma fino al 30 di gennaio definito, il 6 di gennaio abbiamo anche un'iniziativa che dobbiamo ancora parlarne, nel senso che comunque sicuramente al 90% sarà anche questa diciamo definita. Che il programma è quasi completo, è completo, sì, mancano alcuni dettagli, sì, sicuramente. Però ce n'è una. Volevo dire questo per legarmi al discorso dell'assessore De Pietro, che questa è un'occasione, voglio dire, importante che abbiamo per dare risalto al lavoro che viene fatto sì dall'amministrazione comunale, che è un po' un lavoro dovere tra virgolette, no, perché ci si aspetta che qualcosa si faccia. Però consentitemi di fare veramente di cuore e con grande stima un plauso anche a tutte quelle associazioni che sono veramente tante, che si impegnano nel nostro territorio, certo. Le associazioni, i commercianti che ci stiamo vedendo veramente intorno. E se dobbiamo essere onesti anche, scusami Patrizia, sì, ti interrompo, insomma, hanno ricominciato a vivere il territorio, a interessarsi in maniera veramente decisa rispetto a qualche tempo fa. E questa è una motivazione in più. E questa è una motivazione in più. Anche nella voglia di fare le cose, perché senti lo stimolo delle persone che ti chiamano o che comunque ti vogliono coinvolgere. Sapete, abbiamo pensato in questa zona di fare quello. Ora, siccome la possibilità c'è e i 5 minuti li possiamo impiegare per farlo, è corretto anche per un'informazione in più e anche per dire alla gente: c'è questa attività, partecipate perché è bella, dare un po' con risalto a quelle che noi sappiamo siano le iniziative nel nostro territorio, che il Comune di Merita ha patrocinato tutte quante, ma molte nascono anche privatamente dalle associazioni o da gruppi, sì, di commercianti. Per cui, come diceva l'assessore De Pietro, giustamente oggi, ma già da ieri, c'è questo villaggio di Natale a Pentedattilo, un luogo incantato, che è stato promosso dalla cooperativa Stacoriama e dall'associazione Pro Pentedattilo, in collaborazione con molte, anzi direi quasi tutte le associazioni di Melito, è patrocinato e collaborato anche dal Comune di Melito Porto Salvo. Sempre oggi, dobbiamo interromperci Filippo, ti no, vedo dei segni dall'altra parte, sì, abbiamo forse poco tempo, quindi se non vado errato sono 5 minuti. 5 minuti, poi purtroppo c'è già un programma, sì, già per quanto riguarda la televisione. Quindi velocemente, una lettura no, veloce e poi volevo soprattutto parlare che so che c'è il 30 di dicembre, se non vado 30 di dicembre. Sì, fatemi, sì, fare una cosa veloce, sì, sempre oggi, se no è giusto, sempre oggi 13 dicembre ci sarà un'iniziativa musicale denominata Note d'amore, da tenersi presso il salone di Via del Fortino, organizzata con il patrocinio del Comune dall'Associazione Cristiana La Parola Vivente. 14 dicembre 2015, terza edizione, giornata di beneficenza organizzata da Associazione Amici di Raffaele Caserta e GAM presso l'ex Mercato Coperto, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Melito. Dal 15 al 23 dicembre ci sarà la raccolta dei giochi per bambini di cui parlava l'assessore Toscano. 16 dicembre 2015, presentazione anteprima nazionale dello spettacolo letterario musicale di Carmine Abbate, La felicità dell'attesa, con la presenza di Carmine Abbate, organizzato dalla FIDAPA di Melito Porto Salvo con il patrocinio del Comune. 19 dicembre 2015, serata di attrazione turistica organizzata dalle attività commerciali delle vie San Leonardo, Lembo e Porto Salvo con la collaborazione del Comune di Melito, denominata Natale in strada all'improvviso. 22 dicembre, concerto di Natale a cura del Quartet Sassofon Cilea presso l'ex Mercato Coperto, organizzato sempre dalla FIDAPA con il patrocinio del Comune.
26 dicembre, iniziativa denominata Il Trenino di Natale e concerto del coro di Maria Santissima Immacolata da realizzare in piazza San Giuseppe a cura del comune di Melito Portosalvo con la collaborazione del Centro Studi Danza Classica e Moderna di Sabina Maesano. 26 dicembre, iniziativa denominata Con il Cuore, la musica e il canto, campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue organizzata da AIL e ADSPEM con il patrocinio del comune. 28 dicembre, tombolata e presso l'ex mercato coperto organizzato dall'associazione Insieme Senza Barriere con il patrocinio del comune. 29 dicembre, concerto dell'orchestra Fiati di Delia Nova da tenersi presso il Museo Garibaldino organizzata dal Circolo Culturale Meli in collaborazione con Alica con il patrocinio del comune. 30 dicembre 2015, Notte Magica 2015. Iniziativa di attrazione turistica e di spettacolo lungo le vie principali di Melito Portosalvo organizzata dall'amministrazione comunale. E con questa ci sarà anche l'evento del 6 gennaio per il quale stiamo lavorando, ma diciamo che la notte magica di Natale, nella quale vedremo un po' convogliare tutti gli sforzi dell'amministrazione comunale, sarà il 30 dicembre nelle vie principali con mercatini di Natale, attrazioni di ogni genere e tante tante sorprese. Quindi riversatevi e tenetevi liberi per quella sera, ci vediamo tutte nelle vie principali, diciamo, di Melito. Partiremo, per passare partiremo dal pomeriggio sicuramente con le attrazioni per i più piccoli e quindi cercheremo di coinvolgere un po' tutte le fasce d'età, insomma. E chiaramente il Natale è qualcosa che va vissuto pienamente, insomma, e comunque il periodo di Natale è un periodo magico. Abbiamo inteso fare questa serata in accordo con le varie associazioni, i vari commercianti, abbiamo avuto delle riunioni, delle divergenze di vedute, ma è lecito che sia così, è normale che sia così, però poi, insomma, alla fine si è stabilito questo, stiamo procedendo a ritmo spedito su questa cosa e quindi troveremo le vie principali, diciamo, le vie principali saranno Corso, Tenente Minicucci, Piazza Mercato, Interessate, Piazza Stazione, Viale delle Rimembranze e chiaramente, insomma, le zone limitrofe che comunque saranno interessate anche. Comunque noi tramite la nostra radio comunicheremo ancora quando avrete il programma, certo, completo. Assolutamente, quando ci sarà il programma completo della serata sarete, esatto, aggiornati sicuramente. Bene, purtroppo devo farvi pressione a concludere perché abbiamo pochissimo tempo proprio. Ecco, l'assessore Toscano. Facciamo solo un piccolo accenno allora a quello, sì, appunto, che noi in questa programmazione che abbiamo avuto naturalmente non ci siamo dimenticati di quelle che distruzioni sul nostro territorio. Infatti è stato pensato, purtroppo come dicevamo prima il tempo è breve, però lo stesso abbiamo cercato di creare qualcosa dove le scuole proprio, i ragazzi fossero parte attiva di questi eventi. Infatti abbiamo programmato il primo concorso letterario degli scrittori in erba. Che cosa è questo concorso? I ragazzi delle classi quarta e quinta della scuola primaria e di tutte e tre le classi della scuola secondaria sono stati invitati a creare una fiaba natalizia con la finalità, la finalità è quella appunto di avvicinare i ragazzi a quella che è la lettura e la scrittura creativa. E loro poi arriveranno ad avere un premio da parte dell'amministrazione che verrà, questo premio, poi sfruttato per un viaggio di istruzione sul nostro territorio, che è appunto quello che noi vogliamo proporre, la cultura vista anche all'interno di quello che noi abbiamo, non cercarlo sempre all'esterno. Bene, abbiamo giusto il tempo per un saluto. Vabbè, grazie innanzitutto a Radio Studio 95 per l'ospitalità e la gentilezza che li contraddistingue sempre. Un saluto a tutti, speriamo di risentirci, insomma, anche prima di Natale, altrimenti, insomma, un augurio di buone feste, di pace e serenità in tutte le famiglie. Per noi è un piacere avervi ospiti, assessore Patrizia Crea. Grazie, io non posso che accodarmi a quello che è il saluto dell'assessore De Pietro, quindi una buona giornata a tutti e se non ci risentiamo prima delle festività natalizie, un buon Natale a tutti, che sia veramente ricco di serenità per tutto il nostro comune e per tutte le famiglie del mondo. Grazie per